No, 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 votavo per Civati, giuro, eh! A Cupero non è, a Renzi non è. Mia moglie fa, per chi voti? Per Civati. Ma dice, ma non vinci. Mi sono toccato le palle. Io non posso, ma esprimo la mia solidarietà. Adesso però lei non doveva votare nel suo comune oppure avvisare prima. Ho 1300 km da qua, so, io che devo farci. Allora, Prodi. Intanto Prodi che vada a votare, è un successo, i gufi appollaiati sui gazebo e sui centri civici speravano di no, perché ha dato una scossa, ha creato attesa verso un risultato che non era così scontato, no? Lo dicevo da tempo, non era scontato che lui ci fosse, perché dopo tre volte che l'abbiamo eliminato dalla scena politica, insomma, vuol dire che è un atto di grande generosità. Io non so che cosa vota Prodi, non voglio neanche tirarlo per la giacchetta. Quando si vuole bene a una persona la si lascia libera. Se vinco io, non ci sono equilibri in assemblea, è un risultato politico talmente grande che c'è una svolta clamorosa. Se vincono gli altri, se c'è Cooper, lo rimane tutto uguale, proprio uguale a quello che avete visto. Se c'è Renzi c'è un po' di ambiguità, perché lui vorrebbe dentro il suo cuoricino andare a votare, ma in realtà sta dicendo di no. Tutti quegli spintoni che ha già preso Renzi, da De Luca, da Fassino, da Burlando, dalla Torre, insomma, non credo di dover spingere anch'io, da Franceschini. Il problema è che li spingono in direzioni diverse. Franceschini lo spinge verso Letta, la Torre lo spinge verso D'Alema, Burlando e Fassino forse loro sì lo spingono verso gli enti locali, almeno quello. In verità è che il punto politico è capire se Renzi vuole votare o no. Un Renzi che non vuole votare è molto più debole del Renzi candidato. La lista è un'ovvietà, però insomma mi tocca ripetere.